Eccoci qua, altro che discriminazione, quest'anno è un onore poter essere qui su questo palco, non come presentatrice della manifestazione, ma come speaker. E quando mi hanno chiesto se avrei voluto rivestire questi panni, ho subito chiesto a Sara e Silvia, che sono le mie due mie amiche referenti, se potessimo essere in due. Sara, che è lì già al dovere, mi ha risposto sì, purché la voce sia una sola a parlare. Lui ancora non parla, però sicuramente ogni tanto farà mancare a me un po' di voce e mi darà un po' di affaticamento, ma ce la faremo. Iniziamo da qui. Eccomi, come diceva Paolo nell'introduzione, il mio sogno di bambina non era sicuramente quello di fare la giornalista, ma la nuotatrice. Volevo essere una campionessa e ero sui giornali non come firma in questo caso, ma come protagonista. Una piccola promessa del nuoto che poi purtroppo non ha realizzato il suo sogno, che era quello della Divina, di Federica Pellegrini, diventare campionessa olimpionica di nuoto. Non è stato possibile, però ci siamo accontentati di questi risultati e di questi articoli su un quotidiano per cui ancora oggi collaboro. Ecco, cosa c'è in comune però fra la professione del nuotatore e quella del giornalista, soprattutto quando il nuotatore è un mezzo fondista, quindi fa distanze abbastanza lunghe? Lo dico sempre, c'è la tenacia nel rimanere in acqua a nuotare, la tenacia nel rimanere all'interno di una redazione, di un emittente locale, con tutti i problemi che ci possono essere rispetto a quelle nazionali, e cercare di andare avanti ogni giorno per resistere in un ambiente che non è facile, perché le crisi, l'editoria, insomma lo sappiamo tutti, vive un momento difficile, ma andare avanti è faticoso, ma allo stesso tempo ti regala ogni giorno delle bellissime emozioni. Questo è il primo articolo che ho redatto. Eravamo nel 2002, ero ancora un'universitaria, una stagista in una redazione di tutti uomini, e in un periodo in cui la stagista per eccellenza era lei. E di fatto potete immaginare quante battute in una redazione di tutti uomini ed un'unica donna. Devo dire però che al di là di tutto i miei colleghi mi hanno insegnato veramente tanto e mi hanno fatto credere in questo mestiere. Dicevamo, insomma, quello è stato il primo articolo sulla carta stampata, poi ho un po' virato, senza mai abbandonare la carta stampata, per arrivare alle prime avventure televisive in un emittente locale che oggi non esiste più, ma che porto nel cuore, nella quale ho mosso i primi passi. Come dico sempre, nessuno nasce imparato, anche per chi arriva oggi nella nostra emittente, che è quasi un network, perché Marche, Abruzzo, Piemonte, insomma, adesso ci stiamo un po' allargando anche al Lazio. Nessuno nasce imparato. Andare in video, stare in onda, stare davanti a una telecamera, stare su un palcoscenico, lo si impara strada facendo. Bisogna esercitarsi, è un po' come andare in bicicletta. Allora vi faccio vedere com'ero io alle prime armi per farmi capire che è davvero difficile. Coreografie da sogno per i Carmina Burana al porto di San Benedetto. Al via estate in Appignano tra libri e degustazioni. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del martedì di TVP Notizie. Come avrete sentito dai titoli, un incidente sull'A14 ha paralizzato questa mattina. E insomma, sorvoliamo sul look, sul parrucco, sull'abito, però all'epoca arrivarono anche delle lamentele in redazione per la mia conduzione. I titolari allora mi dissero: stringi i denti, vai avanti, provaci, e io feci così. Da allora diciamo che tante altre volte sono andata in video, credo di essere un po' migliorata, e negli anni, grazie un po' all'età, grazie all'esperienza, ho rivestito per l'emittente per cui oggi lavoro anche il ruolo di direttore responsabile. Ecco, molti mi domandano: ma perché non hai mai provato a fare il salto verso le emittenti locali, nazionali? Semplicemente perché di occasioni ne ho avute solo due, perché non tutti siamo così bravi da poter approdare al nazionale. La prima era economicamente davvero insostenibile, la seconda probabilmente è arrivata quando ero già in là con gli anni e non avevo voglia di riniziare da capo. Però su una TV nazionale ci sono finita e vi faccio vedere quando. A Vera TV è ospite il 5 Stelle Peppe Giorgini, consigliere regionale delle Marche. Che la politica... La politica è in basso. C'è stato il crollo in diretta, scusateci, adesso arriveranno i nostri tecnici, purtroppo. Ma non l'avete fissato? Scusate, che volo! La politica è in basso. Eccoci qua, insomma, avrei voluto finirci per altri motivi, però almeno spero di avervi strappato un sorriso.
Non starò qui a farvi una lezione su quella che è la mission del giornalista. Oggi si parla ovviamente sempre del raccontare la verità con continenza, pertinenza, schivando un po' quello che è il sensazionalismo, no? Oggi se ne parla così tanto. Vi parlo un po' del compito del direttore, che è il mio. Il direttore non sta più tanto on the road a ricercare servizi, notizie, a parlare con la gente, a fare interviste. Questo sinceramente manca. Molto spesso è quello che fa un po' da collante alla redazione, quindi in qualche modo cerca di evitarsi le querele, cerca di evitare le sanzioni disciplinari. Fa sì che la redazione lavori in armonia, però perde un po' il contatto, l'aderenza con l'on the road, quindi la strada, la vita vissuta e le persone da intervistare. In qualche caso però anch'io da direttore sono scesa tra virgolette in campo, ecco, ad esempio per il delitto Sartier. Con la mia collega abbiamo deciso di impostare diversamente il nostro notiziario, un po' quello che è l'approfondimento informativo della nostra emittente, perché crediamo che oggi, se non ci siano inchieste, se non ci siano approfondimenti, se non si vada al cuore delle vicende, delle notizie, della cronaca, purtroppo non si riesca a fare un buon lavoro e soprattutto un'emittente locale non si diversifica dai cosiddetti nuovi media, che molto spesso non hanno la stessa autorevolezza, ma sono un bacino a cui molti di voi con un semplice clic sul cellulare riescono ad attingere notizie. E allora che abbiamo fatto? Abbiamo ricostruito tutto il percorso della povera vittima, in questo caso Pietro Sartier, un venditore di pesce che è stato ucciso da due pentiti nell'Alto Maceratese perché era troppo bravo nel suo mestiere. Questi due pentiti volevano la sua fetta di mercato, che era semplicemente quella della vendita al dettaglio del pesce. Pensate un po' perché è stato ucciso. E abbiamo ricostruito il percorso che Pietro fece quella mattina fino a una frenata. Ecco, i killer gli sballano la strada, lo fanno frenare e lo freddano con diversi colpi di pistola. Davvero un'esecuzione. Poi cercano di far scomparire tutto. Io con la collega mi recai in loco, ricostruì le diverse fasi del delitto e quella che vedete è la frenata del furgoncino di Pietro Sartier. La riprendemmo noi qualche giorno dopo il delitto e finì nel fascicolo dell'inchiesta. Perché effettivamente quell'impronta corrispondeva allo pneumatico del furgoncino di Sartier e da lì si partì con le indagini. Nel corso della conferenza stampa il procuratore della Procura di Macerata, Giovanni Giorgio, ci fece complimenti e ci ringraziò perché comunque avevamo dato in qualche modo il nostro contributo e secondo me avevamo fatto quello che un giornalista doveva fare, approfondire. Ecco le parole del procuratore. Siete voi? Ah, quindi ho maggior ragione. Quindi siete stati molto bravi, ci avete consentito con il vostro filmato e la vostra presenza e partecipazione, almeno a me, ecco, di ricostruire quello che è accaduto. Ecco, quello era il filmato. Fra poco ne vedremo un altro. E insomma, dicevamo inchieste, approfondimenti, ma stare sul territorio. Fare in modo di essere presenti sempre, cioè la notizia va vissuta in prima persona, non a distanza, non bisogna farsela raccontare telefonicamente, tanto più una televisione che è immagine deve essere lì a raccontare con le immagini e attraverso le testimonianze quello che sta accadendo, a differenza di altri media. Il 24 agosto 2016, anche in quel caso, in prima persona mi trovavo ad Arquata del Tronto prima e poi a Pescara del Tronto. E ogni 24 agosto noi riproponiamo questa clip con le nostre immagini e le voci che parlano più di 1000 racconti giornalistici. Oh, aiutateci! Dove sei? È terremoto! Sì. C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio la mano, la prego! Il terremoto, il terremoto! Sono tutti sotto, Corri! Si sta parlando, mi sta mangiando l'aria, nessuno viene! E c'è volta che ha fatto il terremoto per il comune del Corri del Trento, sì, è stato un terremoto! Sono tutti sotto le materie, il suo scaccio, tutti i piedi sanguinanti, tutto ferito! C'è un altro terremoto, sta facendo un altro terremoto! Una ragazza di 13 anni viva che è rimasta sotto le macerie è una signora di 40 anni, siamo quasi riusciti a tirarlo fuori. Una signora che è rimasta dentro una casa, non so che... Sì, un attimo, che... tempo di arrivare. Ecco, questa era una clip girata con immagini che noi girammo appunto in quella mattinata
del 24 agosto attorno alle 5-6 di mattina. Non era arrivata ancora nessuna troupe proprio perché era franato un ponte ad Amatrice e quindi le troupe nazionali non riuscivano ad arrivare. Poi si fermavano tutte ad Amatrice perché avevano capito che lì c'era il dramma in termini di vite umane più evidente, più grosso. Noi invece siamo una TV di Marche Abruzzo, ci siamo concentrati sul nostro territorio, su Pescara del Tronto, su Arquata e su tutto quello che stava accadendo nelle Marche. Perché questa clip emozionale? Perché secondo noi racconta più di mille parole quello che è accaduto in quei giorni lassù e che abbiamo vissuto in prima persona. È stato difficile, ve lo dico, quella mattina alle 6 buttare praticamente il microfono sotto il mento di quelle persone che avete visto, uscivano con le coperte termiche dalle macerie. In quel momento ti domandi, ma io sto facendo il mio lavoro da giornalista o sono uno sciacallo che non ha pietà di queste persone che vivono un momento così drammatico? Poi ti rendi conto che senza quelle testimonianze nessuno avrebbe saputo, in diretta o comunque in registrata, quello che stava succedendo e vai avanti. È una scelta che fai in quel momento, ma che negli anni poi ti domandi sempre se sia stata giusta o sbagliata. Di fatto quel materiale, tra virgolette, passerà un po' alla storia, perché racconta di una Pescara del Tronto, raccontano anche le immagini che purtroppo avete visto non c'è più. La ricordate adesso, è completamente rasa al suolo. Le testimonianze di un dramma però non arrivano solo attraverso le nostre parole o le semplici interviste, arrivano anche attraverso le parole che arrivano dal cuore di queste vittime del sisma e noi continuiamo ad intervistarle perché reputiamo che il ruolo di una TV locale sia questo, stare sul territorio, raccontare le persone che lo abitano e per questo ci siamo inventati, ancora oggi va avanti, una rubrica che si chiama Storie dal Terremoto che portiamo avanti praticamente con cadenza quasi settimanale. Queste storie dal terremoto ci permettono di lasciare i riflettori accesi proprio su quelle zone. Una storia che vi volevo far sentire è quella di Giacomo Eupizzi, che ha fondato una cooperativa e che produce vino. Cerca di ripartire dall'assù, dalla sua Arquata, però ancora nei suoi occhi c'è il ricordo di quella notte. Allora, io mi trovavo in un paesino qui a Borgo, di Arquata. E io ho saputo di Pescara alle 7 di mattina, alle 6.58, quindi siamo rimasti dalle 5.30, lì c'era il campo sportivo, siamo rimasti confinati lì, però non pensavamo che fosse così grande la tragedia, anche se il terremoto era stato fortissimo. Consideri che dopo la seconda scossa, con la seconda scossa abbiamo sentito le mura d'Arquata che cadevano, le urla. Ricordi che rimarranno per sempre. Ecco, gli occhi lucidi di Giacomo, perché? Perché li usiamo? Non perché vogliamo fare TV del dolore, ma perché servono a lanciare un messaggio. Nel corso della storia che poi avrebbe raccontato, ci avrebbe spiegato quello che è il dramma che stanno ancora vivendo per dover ripartire. E quindi queste storie spero che tocchino anche il vostro cuore, i battiti del vostro cuore, perché è importante riuscire a lanciare un messaggio, lo facciamo così, perché molte volte una testimonianza di questo tipo reputiamo che serva molto di più che magari le parole di un assessore, di un sindaco o di qualsiasi altra persona, perché l'emotività molto spesso ci aiuta a lanciare un messaggio. In questo caso il messaggio è che abbiamo ancora bisogno di aiuto. Il tempo è tiranno, in conclusione vi volevo dire che abbiamo cercato come emittente di non spettacolarizzare il dolore, la sofferenza, ma ci abbiamo cercato di fare un'informazione che sia più credibile possibile anche in tempo di pandemia, quando c'era da fare prevenzione, quando c'era da spiegare, soprattutto in una prima fase, quanto fosse importante il distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine e che cosa davvero si andasse a rischiare. E per questo abbiamo realizzato diverse interviste con persone che con il Covid purtroppo avevano avuto a che fare, sperando che insieme alla parola degli esperti, a queste testimonianze, si riuscisse in qualche modo ad arrivare al cuore, ai battiti delle persone, alla pancia delle persone, si riuscisse a far arrivare un messaggio. E una di queste testimonianze simbolo, che è stata cliccatissima anche sul web, è quella di Franco Cardelli, che è un noto ristoratore di Castellalto, che ha una pizzeria che ha aperto anche a San Benedetto e che ha avuto il Covid e si è salvato per miracolo. Vi faccio ascoltare qualche sua parola. Era marzo, il 17 marzo. Avevo problemi di tosse, non saturavo bene, allora su consiglio del mio dottore mi ha
chiesto di andare in ospedale e lì mi hanno subito ricoverato. Per farla breve, la notte stessa sono stato intubato, però ho avuto fiducia e dopo mi hanno svegliato che era, mi hanno detto oggi è 24 aprile. Lì per me sembrava quanti come... Quanti giorni sei stato senza renderti mesi, conto di mesi, nulla, sì. Come se tu fossi stato in coma? Sì, sì, c'è un coma farmacologico e ti tengono così fino a quando le cose magari migliorano. Quindi, grazie a Dio, sono qui perché sono contento di raccontarla, ce l'ho fatta. Ecco, avete sentito il fischio che ha Franco, è la testimonianza palese di chi ha passato e ha sofferto il Covid. Ecco, la sua testimonianza legata a quella di esperti, medici, per sensibilizzare sul tema della prevenzione da Covid era fondamentale. Ecco, la televisione questo deve fare, deve lanciare dei messaggi che siano importanti attraverso la formula più corretta possibile, insomma senza mai rischiare la propria credibilità e autorevolezza, ecco questo è fondamentale. E in tema di idee, visto che parliamo del TEDx, Indro Montanelli diceva sempre che di non aver potuto raccontare, narrare attraverso i suoi articoli le sue idee, o almeno tutte le sue idee, ma di non aver scritto un articolo o un servizio che in qualche modo non rappresentasse il suo pensiero. E questo è un po' anche il nostro spirito guida. In chiusura volevo ringraziare Sara e Silvia, che sono state due compagne di università, per caso ci siamo iscritte alla stessa università, ma sono rimaste per me due amiche nella vita che mi hanno dato questa grande opportunità di essere non solo la presentatrice del TEDx, ma anche in questo caso una speaker. E in chiusura vi faccio salutare da lui, dal comprimario su questo palco, che nel corso dell'ultima ecografia ha alzato la manina e come la mamma ha salutato tutti e ha detto basta, è finita. Grazie.